È evidente che noi abbiamo bisogno di più produttività, è evidente che abbiamo bisogno di più investimenti, è evidente che abbiamo bisogno di più occupazione. È evidente, lo sappiamo tutti, quelli che hanno studiato economia, ma anche quelli che hanno studiato altre cose, ma che vivono nel mondo che cambia, perché il mondo sta cambiando. È evidente che queste cose, se fossimo un paese, tra virgolette, normale, cioè che cambia, arriverebbero automaticamente. Si fa una cosa, si mette in moto la seconda, si mette in moto la terza. Questo in Italia non funziona. Quindi per fare il cosiddetto, come dire, cambiamento, bisogna che su ognuna di queste cose si facciano insieme alcune cose nuove. L'idea è che dobbiamo rompere il conformismo, ma non dobbiamo rompere il conformismo riprendendo i vecchi slogan ultraliberali o liberisti o ultra, perché il mondo oggi è diverso, non so se dobbiamo rompere il conformismo portando avanti delle battaglie di cambiamento reali, operative, non so se è chiaro?